Nelle ultime settimane i mercati azionari globali hanno visto una certa volatilità, con però livelli che non sono cambiati molto rispetto ai punti di partenza. Il focus è stato sia sul fronte macro, con tassi che hanno toccato il decennale americano la soglia del 5%, quindi generando ancora un certo timore che possano rimanere alti più a lungo, quindi impattando sulle valutazioni, timore che poi è andato un pochino a dissiparsi nel corso degli ultimi giorni in seguito all'ultima riunione della Fed, e poi sul fronte micro una reporting season abbastanza importante per tastare il polso della situazione fondamentale delle società, soprattutto americane ma anche europee. In questo senso abbiamo visto che si nota una certa stabilizzazione nella decelerazione della crescita, il che vuol dire che effettivamente, come da stime del consenso che hanno guidato in buona parte la ripresa e i buoni rendimenti delle azioni quest'anno, dovremmo essere effettivamente a una stabilizzazione e potenziale accelerazione nel corso dei prossimi trimestri. Questo avviene in particolare grazie al contributo dei margini che vengono gestiti, bisogna dire, in modo molto efficiente in media dalle società americane, con dei fatturati che in realtà mostrano una crescita bassa, però appunto in stabilizzazione. In particolare le mega cap, soprattutto americane, che hanno contribuito in maniera molto rilevante ai rendimenti di quest'anno, erano tenute forse all'esame più complicato, che si può dire superato, magari non a pienissimi voti, ma in modo abbastanza brillante. Le reporting non sono state perfette per tutte queste società, però in generale anche loro hanno mostrato una crescita che continua a essere ben più sostenuta del resto del mercato, con livelli di redditività e profittabilità ancora molto molto buoni, superiori alle altre società medie, che quindi confermano e giustificano valutazioni più elevate. Quindi direi che questa situazione in quantomeno stabilizzazione, se non accelerazione, coniugata con una macro che va potenzialmente a farsi più di supporto, rende la situazione bilanciata e potenzialmente ancora attraente per i prossimi mesi.